Eccoci ben ritrovati al settimo tramonto spazio culturale. Oggi facciamo due chiacchiere con una carissima amica, Sonia Bucciarelli, autrice di diversi libri. Ma in particolare parliamo del suo ultimo libro, della sua ultima pubblicazione, Imprevedibili effetti della convivenza, che credo sia legato al periodo della psicopandemia. Allora, intanto voglio ringraziare te Claudio per questa possibilità che mi stai dando di raccontare del mio ultimo libro che si intitola proprio Imprevedibili effetti della convivenza. In realtà, e ora spiegherò il perché, il libro è cresciuto anche durante la pandemia, ma in realtà l'ho iniziato a scrivere prima perché non è nato per essere una pubblicazione, è nato da quella che è per me la scrittura, cioè una valvola di sfogo, un mezzo per esprimere le emozioni, per mettere nero su bianco quello che vivo. Imprevedibili effetti della convivenza è già uscito da un mesetto, il 13 settembre, sta muovendo i primi passi tra i lettori, diverse persone mi scrivono che lo hanno già acquistato e sto iniziando con tanta fatica, come sai, in questo periodo, come sappiamo tutti, a fare qualche presentazione anche dal vivo e speriamo di poter continuare. Imprevedibili effetti della convivenza è per me un salto nel buio per due motivi. Il primo motivo è perché, come dicevo, non è nelle mie corde scrivere un testo di questo genere. Io vengo dalla pubblicazione di tre libri gialli, per cui uno stile completamente diverso, una Sonia scrittrice completamente diversa, così come i personaggi. Invece Imprevedibili effetti della convivenza è una commedia romantica con tanta ironia. L'altro motivo per cui rappresenta per me un salto nel buio è che è la prima volta che io pubblico in self-publish. Vengo da pubblicazioni tutti con autori, due locali e un altro no, però per com'è questo libro ho pensato potesse essere adatto a provare l'esperienza della pubblicazione in self. Imprevedibili effetti della convivenza, come dicevo, è una commedia romantica. Io mi sono trovata a scriverla per caso quando ho iniziato appunto la convivenza con il mio compagno, ormai circa 4 anni fa. Io lo osservavo e come accade nella quotidianità di utilizzare la scrittura per raccontare quello che mi succede, scrivevo anche di lui, in particolare scrivevo di quello che vedevo che faceva in casa. E sono iniziati a uscire dei piccoli brevi capitoletti, magari la prima volta, ecco, un aneddoto è stata quando l'ho trovato che stava in bagno e stava guardando la lavatrice, questo strano aggeggio. Oppure lo vediamo, i capitoli infatti sono sempre lui, che poi spiegherò anche l'hashtag, sono incentrati su lui il protagonista quando magari sta facendo le pulizie, quando sta cucinando, oppure è impegnato in alcuni hobby, come ad esempio Silvio ha l'hobby della pesca, cioè il periodo in cui è stato infortunato. C'è anche un capitolo dedicato a quello che abbiamo vissuto durante il lockdown.
Sono capitoli molto brevi nei quali accade proprio quello che secondo me accade grazie alla scrittura, si elabora quello che si vive, perché spesso io iniziavo a scrivere quello che sentivo, magari ero arrabbiata o per uno sfogo e alla fine della pagina bianca le mie emozioni si sono elaborate e attraverso l'uso dell'ironia magari poi alleggerivo quella situazione perché scoprivo quanto in realtà l'ironia possa essere un valore in più, non solo nei rapporti di coppia, ma in tutti i tipi di rapporto. Rileggendolo poi ho visto che qualcuno, poi anche l'ho fatto leggere, questi capitoli piacevano, interessavano e soprattutto facevano sorridere, regalavano un sorriso e quindi mi sono detta perché non provare a pubblicare qualcosa di completamente diverso che però possa anche rivolgersi a un pubblico che finora non mi appartiene, ma che magari come queste persone che stanno leggendo potrei coinvolgere. E quindi è nato in questo modo, è stato davvero casuale. Altra cosa che posso raccontare di questo libro è sicuramente l'hashtag, che è lui che fa cose, io e Silvio ci siamo fatti queste magliette, è un hashtag che usiamo sui social, come dicevi faccio tanta promozione su Facebook, su Instagram, poi c'è anche il mio sito dal quale si può acquistare il libro e leggere di me. E quindi lo utilizziamo in tutti i post che scrivo. In realtà questo hashtag può funzionare perché lo possono accogliere anche altre donne, altri uomini. Quindi la cosa bella forse di questo libro è che si va a considerare l'uomo in casa in una maniera meno consona, diciamo che Silvio non rappresenta quell'uomo che magari sta seduto sul divano, ma non aiuta, invece è molto collaborativo, solo che poi qui si va sempre un pochino più in là, diventa più meticoloso anche di una donna, più attento di una corte, dico io. E quindi lì non posso far altro che sorridere e ironizzarci sopra a volte. Penso che tante donne e uomini possano ritrovarsi, infatti io dico che il libro è destinato sia alle donne ma anche agli uomini, anche a coloro che magari cioè, non hanno mai letto, però magari anche un uomo che non legge mai è incuriosito da questo tipo di lettura perché si sente forse un po' più affine perché si parla di loro. Ah, ecco, dimenticavo che in realtà nel libro non ci siamo solo io e lui, perché la voce narrante è la mia, il protagonista, e lui, ma c'è un'altra entità che è antagonista, ma anche coprotagonista, perché è la migliore amica di Silvio ed è Ansia. Ansia accompagna Silvio sempre, in tutte le sue giornate, in tutti i suoi momenti, in tutto quello che fa. E io l'ho conosciuta appunto durante la convivenza. Prima di allora ne avevo avuto solo qualche accenno, poi purtroppo la vedo sempre con noi, è presente. E anche lì ho dovuto fare un gioco di grande pazienza e utilizzare di nuovo l'ironia per cercare di alleggerire le situazioni in cui lei veramente si fa più opprimente, diciamo. E quindi c'è anche questa entità che ho scoperto parlando con le persone, dato che l'ansia ci colpisce in tanti, anche questo fa da elemento che cattura l'attenzione nei lettori. L'ironia, come dicevo, dato che la ripeto sempre, è proprio perché è la chiave di lettura, è anche una risorsa per destreggiarsi nei rapporti, perché si scopre anche nel mio libro che la convivenza sicuramente non è sempre rose e fiori, però si scopre anche quello che in realtà tutti sappiamo, ma forse dovremmo ricordarci di più, che la felicità sta proprio nelle situazioni forse più imperfette e imprevedibili. Concordo. Le situazioni più imprevedibili, cioè si racchiude la felicità, cioè si manifesta la felicità. Certo,
Sì, perché forse quello che non ti aspetti nel bene e nel male ti può regalare l'attimo di felicità. Nel bene perché è una bella sorpresa sicuramente del comportamento dell'altro, che sia l'uomo o la donna, può renderti felice. Però anche nella situazione un po' più difficile, se l'altro ti delude, se l'altro ti può stancare o può fare qualcosa che ti dà fastidio, perché è normale, poi ci vogliamo bene con pregi e difetti, lì puoi trovare la felicità, secondo me, proprio nel cercare di vedere le cose anche da altre prospettive e quindi anche una ricchezza non solo per la coppia, ma anche per il singolo, perché viene messo in gioco proprio la capacità di leggere quello che ci accade nella quotidianità attraverso diverse angolazioni, perché ogni cosa può essere vista in modo diverso. Se qualcuno, se la persona con cui viviamo magari ha un atteggiamento aggressivo in alcune giornate, mettiamo, sicuramente siamo più propensi a reagire forse nello stesso modo. Però ironizzandoci sopra, sicuramente faccio esempi nei quali le cose sono gestibili, ironizzandoci sopra, cercando anche di capirlo, alla fine scopriamo anche una parte di noi che magari non immaginiamo, di saper magari gestire una situazione che fino allora non siamo stati capaci o non lo sapevamo. Quello che è accaduto a me è proprio questo, che ho avuto queste sorprese positive su me stessa, di poter gestire determinate situazioni e rapporti, ma come in uno specchio, scrivendo appunto questi capitoli, ho scoperto una parte diversa di me. Quindi torniamo, il cerchio va a chiudersi perché se io finora avevo scritto in un determinato modo, puntando soprattutto su determinate sensazioni, anche dei personaggi, ho fatto questa bellissima scoperta imprevedibile, che invece so mettermi in gioco anche con un genere completamente diverso. Quindi un gioco Poi, importante e imprevedibile allo stesso tempo. una cosa importante è il messaggio. Quello che mi auguro, e ormai io parlo al plurale, ci auguriamo, perché poi è stato importante, e molti me lo fanno notare, che forse non tutti come il mio compagno avrebbero accettato, perché veramente abbiamo messo nero su bianco quello che è la nostra vita e soprattutto aspetti della sua personalità. Però lui è stato il primo a dirmi questo libro funziona, soprattutto se può regalare un momento di lettura gioiosa che strappa qualche sorriso, fa staccare dalla vita di tutti i giorni, perché no? Quindi ci auguriamo questo, che chiunque lo legga, poi è molto piccolo, scorre, i capitoli sono brevi, quindi non è necessario che ci sia una continuità, lo si può prendere e riprendere, quindi si presta molto anche a chi non è un grande lettore, se può regalare questi momenti di imprevedibili momenti di gioia, diciamo, noi siamo contenti. Va bene, quindi lanciamo un appello ad acquistare assolutamente questo libro, che lo hai stampato con la piattaforma di self-publishing Sì, con Amazon. con Amazon, perfetto, quindi con il colosso, diciamo, per antonomasia. E ti sei trovata bene con Amazon? Per ora sì, però sto muovendo i primi passi, come ti dico, è un'esperienza che volevo fare e la sto facendo. Ci sono tante cose che anch'io devo scoprire a mano a mano, però la prima cosa, il primo feedback positivo è sicuramente la facilità dell'acquisto. Mentre prima, nonostante i libri pubblicati con gli editori mi si chiedesse dove lo posso comprare ed erano comunque fruibili anche sulle piattaforme online, le persone facevano più fatica. Noto invece adesso che, come dico, guarda, lo puoi prendere su Amazon, tanti mi dicono guarda, già l'ho preso, già l'ho letto, quindi oppure lo faccio subito, subito. Inoltre c'è anche la versione ebook e quindi anche questo rende ancora più facile l'acquisto anche per chi magari è abituato ormai a leggere in digitale. Però da questo è il feedback positivo principale che sto avendo, la facilità dell'acquisto. Va bene, ok, e,
Sonia, dacci anche, quindi chiaramente il libro è acquistabile, abbiamo già detto, su Amazon, anche in altri store, in libreria si trova. Anche in libreria si può ordinare, tanto poi lo ordinano loro su Amazon, so che è possibile farlo. È possibile anche acquistarlo dal mio sito, dove c'è una pagina dedicata a tutti i miei libri, quindi anche a questa. Allora, quindi diamo anche riferimenti social, i tuoi profili, così per chi vuole, insomma, anche approfondire e capirti nella tua scrittura. Sì, come Sonia Bucciarelli mi si può trovare sia su Facebook, la pagina ufficiale, che su Instagram. E invece il sito è soniabucciarelli.it. www.soniabucciarelli.it. Perfetto, va bene. Grazie Sonia, è stata una bella chiacchierata. Grazie a te e a tutti voi. Ciao! Ciao, al prossimo episodio.